appuntamento allo svincolo autostradale di Mileto per la consegna in forma ufficiale dei lavori di messa in sicurezza della provinciale 10, San Giovanni di Mileto, svincolo autostradale. Un passaggio molto importante per la viabilità della zona, considerato che la strada è chiusa da oltre 10 anni e l'inizio dei lavori rappresenta un caposaldo per il ripristino di condizioni di vivibilità per quanti operano e risiedono in questa parte di territorio. Siamo con alle spalle questo tratto di strada con un segnale preciso, strada chiusa. Finalmente si può sperare di togliere quel segnale. Sì, oggi è una giornata molto importante per questa arteria, perché oggi vengono consegnati i lavori da parte della provincia alla ditta che ha vinto l'appalto per la messa in sicurezza di tutta la strada, di tutto questo tratto, ed è molto importante perché è da 10 anni e più che questa strada è chiusa ed è l'unica strada al momento di collegamento dalla uscita autostradale allo svincolo a 2 Mileto con i fabbricati del paese di San Giovanni e con Mileto, quindi tutti i visitatori della Fondazione Natuzza, tutti quelli che vengono a Mileto per altre incombenze e anche molti turisti che vanno anche nella fascia, provengono da giù e che vanno verso Tropea, spesso escono da qui e quindi è importante questa situazione di oggi perché rimettiamo in pristino un tratto stradale molto importante. Presidente, un altro importante intervento della provincia che può sanare un problema decennale. È una strada chiusa dal 2009, quindi con questo intervento riusciamo a riaprire questa strada, che è una strada di fondamentale importanza perché collega San Giovanni di Mileto con l'autostrada, quindi è una strada ad alta percorribilità che ad oggi purtroppo era chiusa. E che tempi ci sono per la sua realizzazione? I tempi previsti dal capitolato d'appalto sono 120 giorni, ma noi pensiamo e speriamo di riaprire questa strada entro 60-90 giorni massimo. Ci sarà un intervento principalmente sulla pulizia di tutte le sterpaglie per liberare le conette che ostruiscono il percorso delle acque. Dove ci sono dei fossi di scolo dove si raccoglie l'acqua, perché quando piove il manto stradale viene trasportato via dalle acque piovane e questo provoca tutte queste frane che ci sono state adesso di qua dal 2009 che è chiusa. Quindi noi come amministrazione provinciale insieme al presidente, che ce la stiamo mantenendo tutta a rendere percorribile questa strada, ci saranno anche a tratti asfalti, fatti scarificazioni con asfalti del manto stradale, e poi abbiamo previsto anche dove c'è la necessità di qualche guardarelle che va posizionato per evitare tragici incidenti per la messa in sicurezza.